Dopo il terribile sisma del 6 aprile del 2009, uno dei principali risultati da ottenere era un processo di ricostruzione e rilancio del territorio aquilano come polo di conoscenza scientifica avanzata, non solo sulla carta. Alessandra Faggian è una testimone di questa rinascita. Economista milanese, insegnava economia applicata all'Università dell'Ohio, una carriera brillante dopo gli studi in Bocconi, un cervello in fuga che oggi invece incontriamo proprio all'Aquila, nella sua stanza di prorettore del GSSI, Gran Sasso Science Institute, una delle iniziative più rilevanti nata dopo il sisma, una scuola sperimentale di dottorato internazionale e centro di ricerca in fisica, matematica, informatica e scienze sociali, proprio nel cuore ferito del capoluogo abruzzese. Sono andata via dall'Italia nel 1999, dopo aver lavorato un paio d'anni al Politecnico di Milano, e sono stata prima in Inghilterra, in realtà 11 anni, e poi dall'Inghilterra sono stata chiamata, mi hanno chiesto se volevo prendere una posizione in America e sono andata in America per altri 6 anni e qualche cosa. E come arrivo in Italia? Arrivo in Italia perché mi hanno fatto sapere che c'era questa nuova scuola dottorale, appunto il Gran Sasso Science Institute, che era stato fondato qualche anno prima come spin-off dell'INFN e poi è diventata università nel 2016, e mi hanno chiesto se volevo ritornare. Sapevo che era veramente un territorio ferito in modo grave. Una realtà più piccola, una scuola di eccellenza, dove tutto l'insegnamento è fatto in inglese, con un'idea proprio di portare in Italia un modello di dottorato come quello che ad esempio avevo trovato in America. Come è stato possibile arrivare a questo risultato? Grazie al tavolo permanente per la ricostruzione, che sotto la regia della Regione Abruzzo coinvolge da allora tutte le istituzioni, i sindaci dell'Aquila e dei comuni del cratere, gli uffici speciali per la ricostruzione, le forze produttive, economiche e sociali, i sindacati, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le università. È vero che ci sono stati dei ritardi all'inizio, senza giudicare o voler dire perché ci sono stati, però da quando poi si è ripartiti nella fine 2014, inizio del 2015, secondo me qui è stato fatto tanto. E ora noi come Gran Sasso Science Institute siamo in realtà parte di una squadra, cioè si voleva fare dell'Aquila, diceva il rapporto OCSE, la città della conoscenza, e secondo me è quello che stiamo facendo. È da qui che è nata l'operazione Restart. Il segno del processo di ricostruzione non poteva d'altronde essere puramente conservativo della città che era, ma è stata l'occasione per una forte spinta innovativa, partendo dalle vocazioni e dalle risorse del territorio. Il GSSI secondo me dà tanto al territorio, sia in termini, spero, di speranza per il futuro con un'ottica un po' più ottimista, sia in termini ovviamente economici, nel senso che noi qui portiamo ovviamente studenti dall'estero, ricercatori dall'estero di grandissima qualità. Sono 7 le linee di sviluppo individuate: sistema industriale, turismo e ambiente, cultura, alta formazione, ricerca e innovazione, digitalizzazione e governance. Essendo originaria di Milano, dico sempre che in realtà vivo meglio all'Aquila che non a Milano. Mi dicono, ma come mai sei venuta a vivere all'Aquila? Poi dico, ma in realtà sono tornata dall'America, ancora peggio. Come se in realtà non si potesse tornare dall'America all'Aquila, invece secondo me si può e si sta anche bene. Il progetto Restart Abruzzo è affidato a Formez PA dalla struttura di missione della Presidenza del Consiglio per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma. Far diventare questo centro il numero uno al mondo, ci stiamo lavorando, abbiamo una nicchia, ma secondo me ce la faremo, dateci qualche anno.